le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di prevedere gli anticorpi, devono essere in grado di mettere in campo strumenti che io non dico rendano impossibile la corruzione, ma la rendano più difficile, perché su questo punto, questa mia breve esperienza, ma diciamo anche un'esperienza precedente fatta diciamo, nelle commissioni di studio che hanno preceduto la legge, mi porta a dire un punto, che la prevenzione della corruzione è molto più difficile, non è un paradosso, della stessa prevenzione dell'infiltrazione mafiosa. La pubblica amministrazione deve sviluppare la capacità di elaborare e gestire le proprie strategie locali di prevenzione del fenomeno corruttivo in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'Agenzia Nazionale Anticorruzione lo scorso 11 settembre. Io ci credo che la pubblica amministrazione ha gli anticorpi. Molti degli episodi di corruzione che vengono e emergono anche grazie al fatto che all'interno della pubblica amministrazione ci sono tantissime persone per bene. La scommessa della legge anticorruzione sta proprio nel fatto di dare lo spazio vero alle persone per bene. La scommessa della legge anticorruzione è di dire che le pubbliche amministrazioni devono mettere in campo le politiche per premiare i tanti buoni che ci sono e mettere, diciamo, al lato i pochi cattivi che spesso rappresentano le mele marce e quello che fanno notizie. A riflettere sul tema della disciplina anticorruzione a Palazzo San Giacomo, nel corso del seminario organizzato dal Comune di Napoli sono stati affrontati temi come la necessità di una semplificazione normativa e procedurale e la trasparenza. E sono state presentate le azioni dell'amministrazione sul tema, come il piano per la prevenzione della corruzione e quello per la trasparenza e l'integrità. In termini di prevenzione, ma anche di repressione, infatti tutti le attività illegali che noi riscontriamo vengono duramente punite, ma quello di cui più andiamo orgogliosi è che siamo all'avanguardia sul piano della prevenzione. Innanzitutto sulle gare e gli appalti, penso al CUAG che abbiamo istituito, il Centro Unico degli Acquisti e delle Gare, e tutte le altre attività che mettiamo in campo per rendere efficace la prevenzione. Non solo controlli formali, che spesso sono fini a se stessi, controlli sostanziali, semplificazione e meno burocrazia. Non assumersi responsabilità, non firmare, nascondersi dietro una carta, non decidere. Chi ha ruoli di responsabilità deve decidere nell'interesse pubblico, quindi senza interessi privati, e credo che questo va nell'interesse dei cittadini che vogliono risposte. Troppo spesso, sia quando facevo il magistrato, ma anche adesso che faccio il sindaco, vedo qualche funzionario, qualche impiegato, qualche dirigente che per non assumersi responsabilità non firma e omette. L'omissione certe volte è più grave dell'azione.